Benito Vignotto. In terza elementare già facevo gare paesane. E pensate che premi che c'era per il primo? Un netto di Bagigi, un netto di Castaganasse e un netto di Carube. Io normalmente quando andavo al Cordino non conoscevo più nessuno. Mi dicevano anche, ma Benito, ma ieri... Partiamo, via, 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 via. Primi vanno i Fonger, no? Secondi siamo noi, io e mio fratello, e via, via, via. Il terzo, che era la scia nostra, gli è venuto fuori l'appendice in peritonite, diciamo, un male, l'hanno portato subito. E da lì mi ha buttato a Torgio che io non ho capito nulla. Quando sono arrivato, e che ho detto a mio fratello, dico, ti sei contento di quello che siamo arrivati? Ti mega rovinare, gatta. Ma non avevo visto niente. Ma niente. Come quando facevo il canagrando. C'è gente che par che faccia così. Ti mega visto, ti ha messo un carida, no? Ti vedevi nessuno. Eravamo tremendi, eh. Eravamo tremendi. E come quando che certa gente che mi parlava di Menevodi, no? E mi diceva, guarda, non mi interessa niente. Basta che venga su tenaci, cattivi, con la cattiveria come che avevano altri. Che per me, che la cattiveria che dà tanti risultati di quelli che ho fatto. E da lì è venuto fuori questo detto veleno. Gli altri due fratelli, no? Bruno e Candido, hanno fatto una gara a San Pietro in Volta. Questa gara a San Pietro in Volta, a loro sorteggiano i numeri d'acqua e prendono o l'uno o il nove, insomma, praticamente. Erano alle bricole. Questo dottor Sun Chin obbliga miei fratelli di attaccarsi a una bricola con la mano. E però tutti gli altri, nae. Ma come mai? Insomma, lì è nato un finimondo, è nata una guerra. E da lì li hanno messo fuori veleno secondo e arsenico. Partiamo da dove siamo lì con i negozi e siamo in barca con sta gondola e passa un mototopo. E questo mototopo non andava forte, ma ha il motore però. E noi vogando. E voga, e dai, e voga, e via, andiamo fuori dal capannone, via, tagliamo, imbocchiamo l'arsenale. Quando siamo arrivati all'altezza dell'Acquerini, no? Mio fratello mi chiama, dice, dai, dice che gli tagliamo la prua, no? E difatti partiamo, mettiamo la marcia in più, e abbiamo tagliato questo topo e siamo andati. C'era delle donne, e uomini. E si sono messi a battere le mani così. Bravi. Bravi da Sant'Erasmo andare lì. Sono nato lavorando i campi e niente, ho lavorato la terra fino a 17-18 anni, e che poi ero partito con l'idea così, impianto un 300 piante di carciofi per mangiare e per gli amici. E da lì, da 300, sono andato a 1000, 1500, 3000, 5000, 7000 e sono arrivato a 10.000 piante. Quando ho iniziato la voga longa, no? E vedevo che c'era donne che vogava, vedevo che c'era che si arrangiava, che vogava anche a Benin. E dico, il pallino, dico, prima prova, proviamo Sant'Erasmo.
E invece poi si sono messi e poi abbiamo anche accoppiato delle donne, ho fatto degli equipaggi e così praticamente la soddisfazione che mi dava non faceva pari con la fatica praticamente, era più la soddisfazione che avevo, non mi interessava di fare fatica e qualcos'altro insomma, però era così, no? E naturalmente sono stato soddisfatto molto. So che come me vedeva pareva che avessi inventato il mondo, perché poi non solo mi sono fermato lì, quando ho visto che la regata era competitiva, allora ho cominciato a fare la rivincita a Burano. Poi da lì Pellestrina, poi da Pellestrina agli Alberoni. E poi insomma le ho fatto gareggiare dappertutto. Allora io vedevo che queste donne non erano all'altezza, e sì, l'intelligenza c'è e non sei capace di usare l'intelligenza dell'acqua, della voga, del remo, della barca. E praticamente ho creato la regata dal mosto, che è una regata che mi ha dato tante di quelle soddisfazioni. Sono stato anche obiettato perché volevano comandarmi a me, che la regata doveva essere le donne tutte da pope. E invece no. Però abbiamo notato che più o meno misti vengono in bandiera sia da puppa sia da prua. Penso di aver creato un gemellaggio così, diciamo, tra l'uomo e la donna, che abbia dato dei risultati sul fattore che la donna abbia imparato, abbia capito tante cose.